Napolitano, a me non mi meraviglia, scusami, perché se per caso Napolitano fosse d'accordo su questo dovrebbe dire ho sbagliato per 7 anni. Cioè, sulla logica, diciamo, di non andare al voto, noi ci ha regalato il governo Monti, Napolitano, e se io potrei andare su tutti i 7 anni e spiegare per quale motivo quella cosa lì, secondo me, lui non potrebbe dire altrimenti. Secondo passaggio, lì secondo me c'è un dato positivo però. Perché la maggioranza che dovrebbe votare questa legge addirittura è superiore a quella che ha rieletto Napolitano. È superiore, è ancora più ampia. Quindi rispetto a un paese che dovrebbe essere unito, credo che questa cosa sia importante. Sul fatto, diciamo, che deve essere chiaro, partiamo da un presupposto, perché molto spesso si fa molta ipocrisia. Cioè, non è che scusi, intanto guardi questa sintesi che il nostro Carli, che è l'editorialista ufficiale, ci ha fatto. Il patto quotidiano con i quattro dei... Terzo passaggio per quanto riguarda invece una polemica che si fa tutti i giorni sul fatto che questa legge non darebbe una maggioranza sicura. Io ricordo che nel 2013 si arrivò a una campagna elettorale in cui tutti erano alternativi e si fece un governo PD Forza Italia, perché Letta non sarebbe arrivato a Palazzo Chigi senza, diciamo, l'accordo con Berlusconi. Se vado avanti e rivedo tutto il maggioritario, è difficile trovare una fase al di là tra il 2001 e il 2006 in cui non ci siano stati governi che sono nati su un'ipotetica legge maggioritaria, che poi però hanno avuto come spinta il trasformismo. Il governo D'Alema, visto che parliamo di D'Alema, è nato in quella maniera. Tra poco forse lo vedremo. Centinaio, però, da Milano, mi scuso, non l'ho di certo dimenticata. Questo patto quotidiano di cui ci parla il nostro Carli con i quattro leader che hanno sostanzialmente siglato e pare blindato. Ma non è blindato, guarda. È cambiata la legge. Anzi, la notizia è questa, bisogna vedere cosa faranno i grillini. Beh, però le ultime parole di Beppe Grillo sembrano andare... Non è ancora chiaro. Mi fido di Minzolini, che è grande esperto del palazzo e conoscitore, però... Se no...